Salvo bello! Come va? Io sono già qua che pedalo. Sei già sulla pagina? Eh sì. Allora aspetta che entro pure io. No, sono già in griglia io. Ah, perfetto, arrivo subito. Sono in carica perché ho perso un po' di tempo. Aspetta, mi devo anche sistemare col tablet qua, Sì, inutile. c'è tempo, c'è ancora 20 minuti, figurati. Oh, finalmente è bella sta cosa. È bella sta cosa. Ci voleva un lockdown per creare sta cosa. Almeno una cosa buona l'ha portata, una cosa buona l'ha portata. Eccoci qua. Oggi c'ho la maglia rosa? Guarda Alfio, guarda Salvo, che sono in Sicilia pure io, guarda. Sono a Taormina. No, questa non è Taormina, Taormina non è così. Ne è arrivato un altro. Pesana. Ma è strano che non è entrato in chat. Aspetta che ha fatto il ventilatore. Perché io ho la bicicletta in camera da letto. Ah, aspetta, aspetta che chatto con Giacomo, gli dico se vuole venire in chat. Sì, guarda, non è la batteria Dice scarica. che c'è la batteria scarica. Non può venire in chat. No, io mi sono organizzato con un piccolo tablet di mia figlia. Ecco, i tablet sono comodi, i tablet. C'è Orazio che prova a chiamarmi, ma non lo sento. Boh. Pronto, Orazio? Ciao, Roby. Ciao, Ciao, Roby. C'è Salvo dalla Sicilia, è con noi. Orazio, pronto? Ma che poco qua non cazzo si di vede quasi telefono c'hai? niente, perché qua è buio, questo balcone. Sei sul balcone, al fresco? Già no, sono vicino. All'inizio troverai un po' di difficoltà, ma poi è la temperatura ideale. Ah, c'è stata Dio, c'è stata. Fino in collegamento dalle Maldive. Sì. Vero. Sì. Oggi è duro il percorso, ragazzi, oggi è duro. Aspettatemi in cima alla salita, eh. Sì. Ma che hai fatto l'elastico? Non ti sento bene. Senti bene, l'auricolare qua. Non sei ancora entrato su RGT, Roberto? Ah, Come ci devo entrare? è entrato Orazio, è entrato sul percorso, ma non riesce a entrare su Met. Stacco la stufa, stacco la stufa. Io devo mettere il ventilatore piuttosto. Qui c'è 0 gradi. Io sono a capo della camera da letto, quindi. Mamma mia. Ah, meno male che è la veranda, Roby. Sì. Ah, adesso è entrato anche Giacomo. Uè, Giacomo, paga sta bolletta del telefono, ce l'hai sempre scarico. Quando tieni il telefono, poi al massimo se sparisce avete capito il perché. Ah, attacca al filo, non ce l'hai un filo da attaccare. No, qua no, mansarda no, dovrei andare giù sotto, ma non c'ho proprio voglia, prendo freddo sull'androne delle scale. Ah,
Qui ci sono due scalatori, c'è Salvo e c'è Roberto. Ciao ragazzi. Già il nome, dice tutto, vedi, lo scalatore dell'Etna. Pensa Giacomo che Salvo ha scoperto solo ieri l'esistenza di Rec Race, allora sabato viene a fare la prima, che sarebbe poi l'ultima del campionato. Ah, ho capito. Come io l'anno scorso, la stessa cosa, ho fatto l'ultima per provare ed era andata malissimo. E poi dopo avevo provato la prima volta a novembre, che ha fatto due o tre volte che ha fatto i capricci, poi dopo regola è sempre andato bene. Ah, ho capito, Io non mi conosce nessuno, ormai mi faccio da gregario. Orazio, sei riuscito. Orazio. Oh, ma il tuo telefono non si sente. Ma non lo so, io ti sento, però adesso io su Meet sono entrato dal telefonino e non mi funziona nel PC. Ah. Uè, grande Giuseppe! Io ho il sensore che non funziona, perfetto. Ai 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 ai, è grave quello lì. È grave, è grave. Marco! Siamo all'aiuto di mio figlio. Vieni! Un saluto a tutti gli amici. Allora, io sto quasi per tornare a casa, fino a 5 minuti e mi metto in bicicletta. E puoi andare avanti, che mo vi raggiungo. Ah, ti aspettiamo, non ti preoccupare, ti aspettiamo. No, non ti preoccupare. No, ma non c'è problema, io non ci muoviamo dal traguardo. Sono 5 minuti da casa, dico, il tempo di mettermi in di vita e dentro. Dai. No, ma ti aspettiamo, ci vediamo fra un po', dai. Devo solo avvisare questo Andretta, che non lo sa, lui parte. Oh, avete capito, sì, ragazzi? Ragazzi, scusate. Avete capito che Giuseppe si sta collegando, a aspettarlo due o tre minuti? Non c'è problema. Va bene, allora non partiamo. Io nel frattempo provo a connettere qua sto videoconferenza sicure. Chi è che è andato in fuga? C'è gente che si è iscritta, non lo sa. Oh, fermo, stai fermo, non andare via. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ma ciao. Sei entrato? Non sei ancora entrato su RGT? Ceccon si è fermato, Ceccon. L'ho beccato un paio di volte. Ceccon va forte. Lo so. Ma che te vai piano. No, ma... Che se lo so, vediamo se arriva Giuseppe e partiamo. Guardati, sono partito tra quasi. Sì, aspetta che facciamo entrare un ragazzo. Sì. Andrea, sei... mi hai detto sì. Se Andrea? Menu, cioè menu da drive, events e workout. Poi devo andare. Tu schiaccia events. Events, poi. Poi lì sulla sinistra in alto c'è una piccola tendina da aprire e devi aprire quella tendina e schiacciare su dove registra. Ok, l'ho trovato. Ok, entra dentro che partiamo. Allora me la levo la giacca. No, adesso andiamo a 3 kW massimo. Dobbiamo prendere la ciccone. Si è fermato Ciccone. Quale 3 kW? Ma in scia, io dico a scia. No, ha sbagliato. Io a freddo sto partendo, Ma entra Andrea. Voi mi siete surriscaldati. Sta caricandosi. Via il casino. Che casino. Questo qui è il primo. Ecco, è entrato. Partiamo pure. I sensori sono a posto, Andrea. Vai. Seguite la maglia rosa. Ma
saluti. Facciamo sì. gruppo e poi facciamo velocità, eh? Sì, no. L'hai aggiustata la bici, Giuseppe? Eh no, questa qua è la bici di scorta, diciamo, a posto ho tardato perché i pezzi mi arrivano domani, mi arrivano. Ah, ho capito. Questa qua è la mia vecchia coso, la mia vecchia bicicletta. C'ha quasi 50 anni questa qua. Ok, manca solo Giacomo e poi sono l'ultimo. Prendi chi è? Mi sa che oggi perdo la maglia rosa, eh. Quello lì c'ha già 3 km di vantaggio. Sì. Non è tutto a correre, arrivare a tempo. Allora, quello davanti è Orazio, che ci sta aspettando. Poi ci abbiamo da andare a recuperare Roberto. Ma devo migliorare. Come sta la scia? Tu per non sbagliare stai davanti a tutti e tira. Sì, sì. Ma qua l'altra sera stavo dicendo, siamo sti canadesi migliacchi che mi hanno messo nel mezzo, bastardi. Meno male che qualche momento prima mi ero messo in collegamento con Orazio, mi ha spiegato i quattro settori, bisogna andare a tutta, e adesso gli altri settori piano piano che le ubriacati. Ma sai cosa? Che mi hanno, perché mi sono registrato, forse volontariamente non ho messo sì, che combinato, ma c'era combinato, è registrato con la bandiera dell'America e pure di sesso femminile, bravo. Ma porca miseria, ma chi è Andretta? È uno che si è iscritto così e non lo sapeva. Minchia, sarà a fuoco. L'abbiamo scritto, faccia, devo far mettere un po' di grasso al movimento centrale. Forse c'è il freno che tocca, c'è il freno che tocca la ruota. No, no. La Micano è con noi? Sì, sì, ma io vado alla mia andatura, voi siete troppo allenati. Ah, sei tu la Micano, ok. Ragazzi, che mi dite della mia maglia rosa? Bellissima. Oggi la metti. E lì deve stare lì. Se Rec Race andrebbe su RGT potrebbe proporre di fare mettere la maglia rosa al leader della classifica. Ma c'è la maglia nera però, eh? E la maglia nera la prendiamo io e te, Giacomo. No, la prendo io. Comunque la vera 10 bastonieri su strada l'ho fatta 3 anni fa. Costa, eh? Ci credo. 10 ore di bicicletta. Madonna. Se qualcuno dice che le gare su Rec Race sono dure, che durano un'ora, tu ne fai 10. Io la vertrana fate anche 25 di fila. Non la avresti. Non capisco come mai c'è Con si è staccato, quello lì va come un mister in gara. Aveva forato. Ha forato. Sabato mi hanno beffato, mi hanno preso a 700 metri dall'arrivo. 300 era. No, 700 era.
allora è il 30 quando sono morto io. Sì, ma ho fatto 35 km di fuga, eh. E sei tu che sei venuto a prendermi, ho visto che tiravi te. No, io non ho tirato niente. Bel compagno di squadra, tira gli altri per venire a prendermi. Tirava sì, no. Bene, tiravo. Sì, sabato, se tutto va bene, se riesco a fare bene, entrava, ti faccio vedere la Vino. Ma mi sa che ci svitano la testa tutte e due, ci svitano. Ragazzi, vi avviso che c'è il traguardo volante a metà percorso, eh? Pure le scritte per terra, sì, le ho messe io, sono stanotte a verniciarle. Tutte le abbiamo, le ho viste quasi tutte, eh. Il ristoro dov'è? Eh? Il ristoro dov'è? Il ristoro? No, qui prendiamo le borracce al volo, qui siamo prof. Oh, Orazio si è cambiato le mutande al volo, prima aveva una divisa, adesso ne ha un'altra. Tutti che mi vogliono togliere la maglia rosa, ma non ci riusciranno. Al traguardo volante vi faccio vedere io cosa vuol dire fare lo sprint. Lo spritz. Andretta ha già scollinato la prima salita. Ma ora sta perdendo, vedi? Non so mica se perde. Sì, lo sta prendendo lui. Se becca l'angolo laterale è perso. Lui è questo pezzo qua. È duro, duro. Che stiamo facendo, no? È un casino perché cambia sempre di continuazione la sto vendendo. Sabato quasi spacca il gruppo. L'ha spaccato prima, Pino. Ah, già prima, sì. Sarebbe da fare tutto col 53, non si bisogna mettere il 39. Da poco. Qua inizia, ci si aspetta in cima. Ah, in diretta. Scrivere, ho messo il 39. No, questa non è salita da 39. Dici? Questa 59. Qui la devi fare col 55-12. Sì, sì. Ma vuole che dovrà essere giornata di scarico, sì, sì. No, ma adesso ci aspettiamo. Basta che prendi quei 100 metri, non li recuperi più, se non scoppi, no? Ragazzi, è dura recuperare. E andare giù, il portone. Allora, portone. Anche, ci vuole una forza della miseria. Qua non è facile tenere la scia. Appunto. Devi buttare giù due, tre denti. Ma poi manco sento di fiera. Ti distrai un attimo. Non ti distrarre, rimani tutto centrato. Ehi, 9%. La roba è grande. L'hai messo il 36, Giacomo?
No. Sei piantato allora? Sì. Sono andato su. 500 metri al traguardo volante? Ciao. Auguri. Che sentire, vedi? Mi ha fregato Roberto, porco Giuda. Mi ha fregato. Porca miseria. Su Biculce, Calcagne e Belfiore che mi legnano. Qua su RGT c'è Roberto. Dove vado, vado, sempre legnate prendo. Hai fatto la fine di passo quanto correvamo. Vabbè, sei il problema moderno di RGT. Secondo, però arrivo fino alla fine. Sabato vi smentirò tutti. Vado a vincere la Liegi Baston Liegi. Sabato all'aperto. È l'ultima prova di campionato. Poi è finito. Sabato. Quindi collegamento alle 3. Alle 3, sì. Alle 3:45, no? Alle 3 poi già iniziate a collegare con Zoom. Facciamo piano piano questa. Sembra che mi dovete aspettare, eh? No, andiamo regolari. Tu in discesa pedala. Io lo so. Qua c'è un gradino. Queste sono spaccagambe. Questi qui sono spaccagambe. Grande Giacomo! Grande, sì. Neanche 1,70. Tu sei più corridore da salite lunghe, Giacomo. Lo so, ma qua non ce ne sono. Tu sei da Nivulè, sei da Mortirolo. Ora, a luglio ho fatto la famosa tappa alla Cuneo Pinerolo. Madonna. Ma te la ricordavi la strada di casa? Te la ricordavi ancora la strada di casa o eri cotto? Guarda, ero mio amico col camper, ho fatto assistenza. Ah? E dopo siamo stati lì, poi ce l'ho portato via. Però l'ho fatta solo io. Mi ero messo in testa che la volevo fare e l'ho fatta. Bellissima. Ginevro, Lidoar, Sestrier. Caro mio, sono bei ricordi. Che conosco che non va mai di questa. Il giorno è stato Limule e Pian del Lupo. Io qualcuno che non esce mai. Qualcuno sì. Io ho fatto solo il cavalcavia vicino a casa mia. Non ci credo. Eppure ho fatto due volte. Ho fatto due volte il cavalcavia. Fino. Eppure ho fatto due volte. Ho fatto una volta il cavalcavia e una volta il cavalcaferrovia. Ma tu non sai che mi è successo io. Il movimento io. Centrale. No. Mi si è piaciuta la bicicletta da lui, sono andato a terra. Ma va. Madonna, ma ti sei fatto male? No. Ah, porca miseria. Non l'hai agganciata bene. Come vanno i rulli, Andrea? Come vanno i rulli? Va bene. Abbiamo fatto due modifiche colorate l'altro giorno. Quelli lì li ho usato un anno e mi hanno dato tante vittorie su Zwift. Tante soddisfazioni. Ciao Andrea, ciao. Ciao, Andrea. Io mi lascio andare. Forse c'è il traguardo volante. No. Sai cos'è? Vogliono evitare la volata, perché hanno paura di me in volata.
E che Tiepon tira sacco sul mulino. Mi vogliono prendere la mia maglia rosa. Tanto mi sa che è rimasto bloccato. Ai 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 ai. Mi è andata via la connessione. Prendi il morino e accendilo. Vedrai che sabato su Bicool c'è la connessione più stabile, che Bicool va bene con la connessione. Sì. Vai, vedete Orazio. Vedete Orazio. Che cazzo, no? Oh, guarda, non ci sono, sì, ho sbagliato l'orario. No, sbagliato. Non posso... Ma poi cos'è qua? Cos'è la scritta che sta venendo fuori? Ah, perché domani fanno un grosso aggiornamento. Ah, allora avvisano okay. Che domani c'è un aggiornamento grosso. Praticamente sembra che aggiungano un percorso nuovo e poi migliorano l'FPS. L'FPS cos'è? Quegli affari per migliorare la grafica. Ah, ok. No, sono 20, è giusto, va bene la grafica? No, 20 è buono. Quando scendi okay. Sotto i 10 che ti fai i difetti. Ah, ok. Se no basta abbassare la risoluzione e ti si alza. Sì, quindi se rientro a 10 km. Rientri insieme a Giuseppe. Tanto mi prendi. Io. Aspetta che vengo a vedere dove sei. Metto giù il pantalone, va. Adesso sto guardando Giuseppe che va a 200 watt. Cadenza bassa Giuseppe, cadenza bassa. Adesso c'è Salvo che sta andando a 350 watt per recuperare. Tanto la può arrivare la salita. Quella è lunga, eh. Mannaggia. Lo più bello è stata la connessione, oh. Ma strano però. Capita. No va? Io! Ehi! Penso che l'ora e 20, i primi ce la metteranno sabato. Questa qui è dura. Questa qui è dura, sì. Di chi è? Giuseppe. Giuseppe chi? Alzi la mano. Maglia rossa. Ah, ok. Giuseppe, lo sai che Salvo sì. è dell'Etna? Tu c'hai l'amico lì, Mauro, Maurigi, che è dell'Etna, vero? Sì, di Tre Castagni lui. Ah, Tre Castagni. Siamo a 3 chilometri. Come sì. Ma magari vi conoscete anche? Sì, quasi può essere, sì. Sono le volte che vi siete incrociati in bici. Man mano che aumenta la percentuale c'hai sempre meno scia. E di starti a ruota risparmio solo 17 watt. Occhio Giacomo che c'è Orazio che ce l'hai alle costole, eh. Ti ha superato. Viene là, tutto che vada. Adesso ci viene a prendere a noi. Voi siete da su, no? Abbiamo scollinato sì. Adesso. Ah, sì, penso che io manca poco. Sì, sono dietro. 140-150 metri. Fino un'altra marcia. Quest'anno sono dopato.
Ho preso i chetoni, ho preso i chetoni a quintale. Poi c'è Salvo che mi manda giù le melanzane dalla Sicilia. Se vuoi. E con quelli si va forte. Andreatta non dà la mano. Andreatta non dà la mano a Orazio per rientrare. Non sono neanche entrato. Tanto che è tagliato fuori. Quindi c'è qua l'avete fatto fuori. Ma Cecco era stanco, si vede che aveva fatto una race prima. Sì, ma che ha detto di me? 30 metri, mi prende adesso, un attimo. Agganciati che quello lì ti fa rientrare. Non gli ha sempre pace, Pino! Non ce la può? Agganciati a Cecco. Robby, oggi c'è il rimorchio dietro, hai visto? Sì. Pino 6, 4, 7, devo stare a ruota a questo qua, questo qui sta andando come un treno, sono a scia. Quanta paura, ragazzi. C'è Roberto che ha appuntamento e deve andare a casa. No, stiamo facendo vedere i bambini. Ah. Un chilometro e mezzo è finito, dai. Siamo sotto il cartello dell'ultimo chilometro, Un attimo, Romolo. Ci doveva essere Salvo, invece è saltato. Quello è il motivo che ha fatto la connessione. È stato Orazio. Ah, ok. E la maglia rosa va a vincere! La maglia rosa va a vincere! Merda! Grande vino! Gli italiani hanno comandato gli italiani oggi. Eravamo solo noi. Se non mi fermavo potevo dare qualcosa in più. Mi sono premuto per rientrare. Un altro sabotaggio. Te e Salvo siete stati sabotati. Non ho capito da chi. Dall'organizzatore della gara. Gli acchi. Andrea non viene più. Ah sì, gli avete tirato il collo alla prima. Complimenti. Grazie. Hai mantenuto la maglia? Sì, l'ho mantenuta. Ecco il traguardo. Vedo. Cosa dice Cecco? Dice che è 93 kg. Ha detto Cecco che è 93 kg. Gli devi dire che se fa un mese. No, c'è l'ultimo chilometro. Se fa un mese con noi gliene facciamo perdere 20. Ah, in salita patisce, ha detto che sono 93 kg. Ecco perché in pianura a tirare a portone. Però in discesa diventa un proiettile. In discesa ci stacca tutti. Hai fatto uno scarico stasera, no, no. È andato via, liscio all'inizio, sì, poi quando mi sono dovuto fermare
poi per rientrare avanti un altro che scarico, me la sono fatta tutta fino al traguardo. Bello di indovinare questo, non è poi alla fine, massimo un minuto o due, ma non di più, non di più. Alla fine ho fatto lì, ho preso la ruota di Andretta lì, si è messa a tirare. Mi sembrava brutto, gli ho dato due cambi, tre cambi, perché poi mi sembrava brutto non dargli i cambi e poi scattargli nella volata. Mi hanno fatto arrivare fino a 70 metri. Oh, porca miseria, ho beccato 5 minuti. No. Sei fuori tempo massimo, Salvo, sei squalificato, squalificato. Sabato no. Non ti presentare proprio su Bicur. che lì ti stirano, lì ti stirano. Sabato su Bicur ti fanno la festa. Bisogna fare anche questa esperienza. A me sembra che ho provato sia su Bicur che sia qua che più duro su Bicur, però magari è la mia impressione. Le percentuali sono quelle, perché la traccia di Bicur. Forse Bicur si sente un po' di più la salita, forse. Quello. Può essere. Ragazzi, a Giacomo, Giuseppe, cosa ne pensate lì che vogliono andare su Ruvi, quelli della Rec Race? E non sulla GP. Guarda, io personalmente penso che non vado, perché non ho voglia di stare lì a iscrivermi, anzi, se faccio ancora questo sabato, poi dopo, se il tempo qua è bello, io esco su strada e pomeriggio, sabato pomeriggio da fare su strada. Chiaramente se piove qualche domenica, qualche sabato, qualche fine settimana, allora sì. Però non voglio fare 50.000 abbonamenti e Ruby e RGP e una roba d'altra. Io per quest'anno va così. Ma da come ho capito io vogliono solo provare sabato 12, ma secondo me, io conosco Ruvi, è un po' confusionario come programma, secondo me appena lo provano cambiano idea. Io sono dell'idea che è uno porta, allora basta farsi un account con una mail qualunque, io penso che sia un'opportunità per provare Ruvi in gruppo. Anche perché comunque è un'esperienza che ci facciamo, io personalmente l'ho provato una volta, neanche mi ricordo, poi dall'ultimo aggiornamento che hanno fatto, che l'hanno migliorato abbastanza, non l'ho mai più provato lui, quindi secondo me potrebbe essere un'opportunità per provarlo, poi tanto alla fine comunque sempre valutare il discorso del prossimo anno, se passano su lui o se vanno da qualche altra parte. Certo, RGT era una buona opportunità, anche perché sulle gare queste qua organizzate, pure che non sei abbonato premium, puoi partecipare, quindi non sei neanche vincolato a farti l'abbonamento. Devo andare, ragazzi, io chiudo e ci sentiamo alla prossima. Grazie. Va bene, io quando se organizzo ancora qualcosa vi avviso. Ciao, sempre. Giacomo. Ciao Giacomo. Avvisate, poi dopo ognuno, se può, entra, lo fa come hai fatto oggi. Sì, senza impegno. Uno grazie, se... ragazzi. Ciao Giacomo. Quindi alle 18 oggi, perché mi ha fatto piacere stare insieme a voi, sai, è della mia volta ed è bellissimo. Però alle 18 qui è l'ora di cena. Certo. Ma poi ci mettiamo d'accordo con gli orari, vediamo, trovare un orario che va bene a tutti. Sì, va bene. Io quando posso, volentieri. Va bene. Adesso sabato cerca di essere presente lì alla Rec Race. Sì, sabato ti faccio la brigata, la faccio. Va bene. Ciao Salvo. Dimmi Giuseppe. Ciao. Sono fatta, va. Ma quella lì è la bici di... E la bici proprio, no, ma non puoi farla con quella cosa lì. No. Aspetta, tutto sta stamattina che sto dal meccanico, perché questa qui è a sera a Poti, sei a 6 pignoni, non sei velocità. Ah, devi registrare. Il rullo c'ha 11 rapporti, già. Ah, sì. Allora, siamo riusciti a farne, a utilizzare 9.
Grazie a te. Io l'invito. Mi dovete scusare, ma figurati. Era tutto stamattina che sto combattendo. Nessun problema. Ciao Giuseppe, grazie della compagnia. Un abbraccio, ci vediamo sabato, dai. Sì, va bene.